Torna di moda questa settimana uno dei dibattiti più longevi del mondo dei videogiochi degli ultimi anni, i remake. Questa settimana Remedy Entertainment, che è la software house che si è occupata di Quantum Break, Alan Wake, Control, che sono titoloni che vi consiglio di giocare se non l'avete ancora fatto, ha annunciato di essere al lavoro insieme a Rockstar Games sui remake di Max Payne e Max Payne 2, che sono due giochi che hanno fatto la storia dei videogiochi, è inutile negarlo, ma tanti di voi non li avranno giocati. Eppure tanti di voi hanno scritto basta remake, non ne possiamo più. La riflessione che vi pongo oggi è quella di pensare appunto a come i remake vengono realizzati e a quale può essere la loro importanza, perché sì, capisco che è facile dire basta i remake, ci hanno stufato, vogliamo giochi nuovi, vogliamo qui, vogliamo là. Eppure anche negli ultimi anni abbiamo assistito a dei remake clamorosi, di videogiochi clamorosi, che non hanno fatto altro che ridare lucidità, ridare speranza, ridare fama a serie che fino a poco tempo prima erano invece morte. Quando tu realizzi un remake che lo realizzi fatto bene, non fai altro che prendere un'opera che è già riuscita al 100% o quasi e la proponi a un pubblico nuovo cercando di farti una nuova fanbase. E questo è una cosa che sono riusciti a fare in tanti. Prendiamo qualche esempio. Final Fantasy VII Remake, per quanto sia stato odiato da tantissimi fan di Final Fantasy VII, a me personalmente è piaciuto davvero tanto. È una reinterpretazione, una reinventazione di uno dei classici più grandi del genere JRPG, stavolta rielaborato in chiave action, rielaborato con tantissimi capitoli. Attenzione, io ho apprezzato FF7 Remake, c'è da vedere poi come sarà l'opera completa, perché questa è solo una parte di quello che è FF7, però mi faccio andar bene che abbiano deciso di espandere tantissimo l'universo narrativo e quindi di costruire più videogiochi che non si sa quanti saranno. Ma ok, prendiamo Crash Bandicoot Insane Trilogy o anche Spyro Reignited Trilogy degli anni passati. Ragazzi, sono dei platform veramente, veramente bellissimi. Questi giochi hanno avuto un successo, in particolare Crash Bandicoot con la trilogia, ha avuto un successo incredibile, tanto da spingere Activision a portare poi Crash Bandicoot 4 It's About Time, che è andato male per altri motivi, magari un giorno ne parleremo. Però i remake che sono stati realizzati di questi titoli, che erano famosi all'epoca dell'era PS1, sono stati molto importanti non solo per quei nostalgici ai quali anch'io mi aggrego, ma anche per i nuovi giocatori. Tantissimi nuovi utenti conoscevano Crash solo per i meme o solo per delle immagini sparse qua e là, perché l'ultimo gioco della serie prima della trilogia c'è da andare molto indietro nel tempo, e comunque gli ultimi titoli erano penosi. Spyro, diciamo ancora peggio, Spyro era conosciuto solamente per Skylanders, dove tra l'altro era uno dei protagonisti nel primo gioco e poi si è perso completamente. Ma pensiamo anche a remake ad esempio di Resident Evil 2. Ragazzi, il remake di Resident Evil 2 è uno dei giochi più belli, non parlo solo di remake, parlo di giochi più belli che abbiano mai realizzato. Ma pensiamo anche a Shadow of the Colossus. Io mi perdevo per intere ore a osservare paesaggi dove magari non c'era nulla, però mi interessava andare ad osservare che cos'è quella dannata torre in lontananza. È qualcosa che potrebbe tornarmi utile in futuro? Non lo so, andiamo a vederci. Già Shadow of the Colossus è un'opera molto poetica, questo remake è riuscito a restare talmente fedele e a comunque innalzare ancora di più la fedeltà visiva di questo titolo, che mi ha lasciato veramente a bocca aperta, sbalordito. Io spero che Bluepoint un giorno realizzerà anche il remake di Ico, che è un'altra grande opera di Fumito Ueda. Altri remake che segnalo sono The Legend of Zelda Link's Awakening per Nintendo Switch, veramente bellissimo. Il remake di Destroy All Humans non è neanche malvagio, dai, non è un'opera incredibile, ma appunto, dai, ci siamo, poteva andare molto peggio. Parlando di Bluepoint, posso citare ovviamente il remake di Demon's Souls su PlayStation 5. Qualche mese fa, adesso non mi ricordo, credo forse, no, forse era alla fine del 2020, è arrivata la Mafia Definitive Edition, che era il completo remake del gioco del 2002. Insomma, i remake, parliamone. Io non sto assolutamente dicendo che tutti i remake riescono, non tutte le ciambelle riescono con Buco. Pensiamo a Resident Evil 3,
che è un gioco che è stato stuprato nella sua versione remake, non chiedetemi assolutamente perché, ma pensiamo anche a titoli come Metal Gear Solid Twin Snakes, che prendeva gli avvenimenti del primo Metal Gear Solid e li portava in tre dimensioni con un remake incredibile che era uscito, tra l'altro ormai ci avrà 20 anni se non anche di più, e non è mai stato più proposto. In quanti vorrebbero un remake di Metal Gear Solid? Ve lo dico io, in tanti, non solo i nostalgici, ma ve lo dico io, anche i giovani lo vogliono. Perché sentono parlare di questo Metal Gear Solid da tantissimo tempo e Metal Gear Solid non l'hanno mai potuto provare. Quindi io personalmente non sono contro i remake, anzi, quando queste produzioni riescono a riportare in auge un gioco e lo fanno con rispetto per l'opera originale, io sono veramente soddisfatto. Perché sì, perché alla fine va bene così, molto meglio di presentare 1000 remastered di giochi con operazioni pigre. Io ricordo sempre le remastered di Prototype, la serie Activision. Lo sapevate? Questo forse non lo sapete, che le remastered giravano peggio dell'opera originale? Ecco, quelle sono opere pigre. Se il remake però avrà la qualità dei titoli che ho appena citato, ma a voglia, magari ce ne fossero di più di remake, perché è vero che stiamo vivendo anche nel mondo dei videogiochi, così come nel cinema, un momento di, come posso dire, scarsa originalità. Scarseggiano le nuove IP, scarseggiano le idee. Però è anche vero che se la qualità è comunque alta o comunque accettabile, perché no? Anche perché oggi, soprattutto nel mondo dei videogiochi, convincere le persone a prendere un'IP inedita, nuova, da zero, non è assolutamente facile. Ci riesce Elden Ring, ma perché è From Software. Ci riesce magari Sony con, che ne so, Horizon Zero Dawn e poi Horizon Forbidden West, ma perché è Sony. Se prendiamo un altro studio, non sempre la cosa funziona. A Remedy, tornando al caso di Max Payne, è andata bene con Control, perché è andato molto bene, ma non sempre va così. E quindi si torna a puntare sull'usato sicuro, sui remake, che però, ripeto, se hanno un'alta qualità, ben vengano.